Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito, un webinar, vabbè, inutile dire che in questo momento sono di moda, o meglio, ormai la moda è quasi terminata, però è un utile strumento per confrontarsi, per vedersi, per mettere insieme informazioni, notizie che sono sempre utili e vantaggiose da condividere. Va subito ringraziato la Compagnia delle Opere Marche Sud che ha promosso questo evento insieme a Capitank, che è il polo di innovazione tecnologico che opera in Abruzzo, ma che raccoglie anche aziende fuori dall'Abruzzo nell'ambito del settore del polo chimico-farmaceutico. Noi parleremo di intelligenza artificiale, innovazione, metaverso. Faremo veramente una carrellata e avremo la possibilità di vedere anche quali sono le nuove frontiere di determinate tecnologie applicate, ma in funzione di quella che è una sorta di rivoluzione alla quale non ci si poteva sottrarre come nazione, ma come sistema industriale, produttivo e economico più in generale, che è quella dell'Industria 4.0. Abbiamo la fortuna e gli diamo da subito un benvenuto e lo ringraziamo per la sua presenza, Marco Calabrò, che è il dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha un po', come dire, a tutti gli riconosciamo questa grande, dedizione proprio a Industria 4.0. Diamo immediatamente la parola a Massimo della Compagnia delle Opere di Paolo per quanto riguarda il saluto e gli onori dei padroni di casa, considerando che purtroppo tra tutti avremo solo l'assenza di Emanuele Frontoni che è anche presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud, ma che purtroppo per motivi di salute non può intervenire. Però c'è Massimo a cui passo subito la parola per un saluto e a te Massimo, quindi gli onori di casa. Buongiorno a tutti, grazie Mauro. Faccio i saluti brevemente. Mi dispiace, ci dispiace tantissimo, dispiace innanzitutto a Emanuele non poter intervenire, ma era completamente proprio afono, quindi sarebbe stato anche impossibile proprio il suo intervento. E noi come Compagnia delle Opere, anche devo dire per la presidenza di Emanuele, che appunto è un professore di computer science, e siamo sempre stati attenti a tutta quella che è la trasformazione digitale. Trasformazione digitale, quindi partendo dall'industria 4.0, ma tutto quello che è l'innovazione tecnologica. Per cui supportare un evento come questo è assolutamente dentro la nostra natura. I nostri imprenditori, cerchiamo sempre a tutti i nostri imprenditori associati, anche non solo come Marche Sud, ma a livello Italia, di dare supporto, di dare opportunità. Sono molto contento della presenza del dottor Calabrò, perché crediamo che quello che sia stato fatto con Industria 4.0 sia sicuramente uno dei tentativi più recenti di fare un piano industriale in Italia che aiuta l'attività delle nostre aziende. Per cui lo ringrazio per il lavoro che ha fatto e che sta facendo, e ringrazio tutti i partecipanti e vi lascio la parola. Grazie, grazie a tutti. Grazie Massimo. Purtroppo veramente l'assenza di Emanuele, insomma, è un'assenza importante perché comunque Allora aggiungo una cosa, Mauro, sicuramente riprenderemo, rifaremo un momento magari specifico solo sull'intelligenza artificiale ricoinvolgendo sì, Emanuele. perché abbiamo questa eccellenza che è giusto, insomma, abbia una sua anche riconoscibilità sul territorio. Approfitto dell'altro padrone di casa che è l'ingegnere Ercole Cauti, appunto per un saluto e se ci vuole parlare appunto di quella che è l'esperienza del polo chimico-farmaceutico. Deve accendere il microfono. Io vi ringrazio voi per
l'organizzazione di questo evento, al quale stanno partecipando diversi soci nostri. Noi brevissimamente, noi facciamo questo di mestiere, cioè cerchiamo di mettere a disposizione delle aziende del polo tutte le opportunità che ci sono riguardo, diciamo, alle azioni che possono innovare il sistema. Esistiamo da 7-8 anni ormai e sono, diciamo, ormai siamo al terzo ciclo, perché all'inizio abbiamo fatto un'azione di sistema, poi altri tipi di attività. Adesso siamo concentrati nel supportare gli attori istituzionali, in accordo con anche le associazioni di categoria, nella definizione della nuova programmazione, che è la nuova programmazione regionale, ma anche il PNRR che riguarda, diciamo, le azioni complementari. Abbiamo contribuito e stiamo contribuendo alla redazione, diciamo, della nuova S3 regionale, che è strategica, e solo voglio dire, ma lo sanno tutti quelli che stanno intorno a questo tavolo virtuale, che è stata confermata la S3 regionale per quanto riguarda il settore scienze della vita, che anzi è uno dei settori fondamentali, è stato uno dei settori fondamentali della programmazione 14-20, ed è confermata per la nuova programmazione. Come risultato, dico solo una cifra: noi abbiamo partecipato con i nostri soci a progetti europei, nazionali e regionali, e abbiamo portato a casa progetti cofinanziati per circa 200 milioni di euro. In questi anni è il dominio che ha avuto, diciamo, maggiori successi da questo punto di vista, non grazie a Capital, ma grazie alle aziende di Capital, che aziende e organizzazioni di Capital, che sono essenzialmente piccole e medie aziende, grandi aziende e le tre università abruzzesi, che ovviamente operano insieme a noi e che noi cerchiamo di affiancare nel portare a casa questi risultati. Quindi ringrazio gli organizzatori, ma ringrazio anche i soci per quello che hanno fatto e per quello che faremo insieme. E ovviamente tra i soci c'è anche Red Orange, che è l'organizzatore insieme a noi di questo evento, che ringrazio. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie ingegnere. Era anche bello, no, mettere in risalto il fatto come in realtà Marche e Abruzzo poi condividono, diciamo, un territorio contiguo, e quindi anche il fatto che ci sono aziende che collaborano nelle varie due regioni in maniera all'unisono rispetto all'innovazione tecnologica in maniera ancora più mirata. Quindi, se siamo d'accordo, partirei subito con le relazioni e passerei la parola a Riccardo Rossi, che è il cofondatore di Red Orange, un'azienda particolarmente attiva nell'ambito dell'innovazione tecnologica, e la sua relazione sarà incentrata appunto in maniera particolare su quella che è veramente la nuova frontiera della realtà virtuale, cioè quella del metaverso. Quindi darei subito la parola a Riccardo Rossi. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Io partirei con la condivisione dello schermo, così andiamo con la presentazione. Ricordo che ci sono 5 minuti di tempo, abbiamo dato questo termine. Allora, datemi 2 secondi, che sembra che c'ho una difficoltà. Ok, mi confermate che vedete lo schermo? No. Mentre da subito dico anche che per prenotarsi per le eventuali domande poi finali o interventi c'è la chat, dove se scrivete in qualche maniera diamo la voce a tutti. Allora, ci riproviamo. Adesso lo vediamo, però. Dovrebbe essere. Sì, c'era un blocco di Zoom. Benissimo.
Ok. Bene, ok, eccolo qua. Il metaverso, che cos'è oggi il metaverso? Sicuramente è un'opportunità di business. E partiamo da un presupposto, che oggi la realtà virtuale si sta trasformando sempre di più in una concreta opportunità di business che travalica tutti i confini fisici per offrire al cliente un'esperienza interattiva e immersiva mai vista fino ad ora. Voglio fare con voi un piccolo excursus su quello che è la storia di Facebook. Facebook nel 2012 acquista Instagram per $1 milione. Nel 2014 acquista WhatsApp per ben $19 miliardi. E nel 2016, circa 6 anni fa, acquista Oculus, quell'azienda che realizzava i visori della realtà virtuale. Perché vi ho voluto fare questo piccolo excursus? Perché Facebook è abituato a lanciare il sasso nel lago per far smuovere le acque e vedere cosa succede intorno a sé. A ottobre 2021 Facebook lancia il metaverso. L'obiettivo di Facebook è raggruppare sotto il metaverso tutte le sue applicazioni, ma facendo questo ha anche lanciato quello che è un nuovo trend e si mette, questa excursus, questa timeline ce lo fa capire, in posizione di osservazione per vedere cosa succede. Il metaverso è una nuova frontiera di interazione socio-economica tra le persone, dove all'interno di questo ambiente, tramite la realizzazione di un proprio avatar, si incontrano per giocare ma anche per fare business. Esistono varie versioni di metaverso, tutte all'interno di una blockchain, dove all'interno di questa piattaforma, di queste piattaforme, possiamo fare non solo interazioni ludiche, ma anche poter fare affari. Meta è attualmente una versione beta del mondo Facebook. Noi abbiamo avuto modo di lavorare già da un paio d'anni con le prime versioni beta di Facebook e adesso sono state lanciate ufficialmente. E le piattaforme fatte da Facebook nel mondo del metaverso sono tendenzialmente tre, che sono Horizon Worlds, Horizon Workrooms e Horizon Venus. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Horizon Worlds è una piattaforma social sperimentale dove è possibile incontrare delle persone con il proprio avatar. Le persone che incontreremo all'interno di questa piattaforma sono piattaforme realmente connesse col quale si può interagire. Vediamo un piccolo video che ci dà l'idea di cosa si tratta. Welcome to a place of limitless possibilities. A place where you can invent things, transform things, create entire worlds, forge new experiences, and work with others. Jetpacks! Here, you can find your community, fellow creators, and virtually hang out in perfect harmony. Going up. So, bring your vision, your artistry, your genius. What about a cat boat? And together, we can build Horizon. Allora, un attimo che sposto una barra che mi dà fastidio. Ok. Questa è la piattaforma Horizon ludica di Facebook, ma caliamocela su quelle che sono le nostre necessità. Ci sono le altre due piattaforme di Facebook, che sono Horizon Workrooms e l'altra che è Horizon Venus, che sinceramente sono piattaforme che noi potremo utilizzare. Potremmo utilizzare già da subito per fare i nostri meeting, come la piattaforma Workrooms, che in una simulazione tipo quella che stiamo facendo oggi, possiamo incontrare persone utilizzando i visori e poter interagire in questo mondo, potendo condividere documenti, potendo condividere video e utilizzando anche una lavagna virtuale poter condividere e scrivere dei contenuti. Andiamo a capire come funziona. Hey, how are you? Good afternoon. I'm Daniel. Good afternoon. Good afternoon.
Se mentre quello che abbiamo visto prima sembrava una cosa che era distante dal nostro mondo, questo invece possiamo ben calarlo su quello che sono le nostre necessità e poter utilizzare questa soluzione per poter fare degli incontri sicuramente più immersivi e più interattivi. Un'altra soluzione interessante è questa qui, di Horizon Venus, dove è possibile fare degli eventi, poter fare dei webinar in vere e proprie stanze o location virtuali, dove delle persone si possono incontrare, possono interagire tra di loro e partecipare live all'evento. Bene, questa soluzione qui ci permette di poter creare degli eventi, come potrebbe essere stato anche l'evento di oggi, e poter partecipare in quella modalità. Vi voglio parlare, oltre dalle piattaforme di Facebook, partendo dal presupposto che vi ho fatto prima, dove Facebook è abituato a lanciare il sasso, perché in realtà nel mondo ci sono due piattaforme digitali di metaverso che si stanno affermando. E una delle principali piattaforme è questa di Decentraland. Decentraland è una piattaforma decentralizzata basata su blockchain che dà vita a un mondo virtuale, quello che potrebbe essere una seconda vita. Vorrei fare un commento su questo per voi, ma che cos'è il metaverso? Il metaverso di per sé è la digitalizzazione della tua realtà, cioè tu esisti in due modi. Esisti in carne ed ossa e la tua azienda esiste nel cemento, nell'arte, nel software, nelle persone che hai, ma è anche un'altra vita, è sicuramente una vita digitale, che sono tutti i tuoi contenuti che sono nel web. Immaginate di prendere tutti quei contenuti e poterli centralizzare in un'unica piattaforma. Bene, il metaverso è questo, è poter entrare in un'unica piattaforma, quella del metaverso, e all'interno di questa piattaforma poter avere tutti i propri contenuti digitali. Decentraland, quello che potrebbe essere una Matrix, è una piattaforma dove puoi acquistare terreni, puoi fare persino la compravendita dei terreni, puoi edificare all'interno di questi terreni, tra cui edificare proprio la tua realtà, dove puoi creare all'interno di questi terreni attività commerciali, la classica attività commerciale, tutta all'interno di questa piattaforma basata su blockchain, dove le transazioni si fanno attraverso delle criptovalute. Esempi di successo all'interno di Decentraland è Samsung, dove in occasione del CES ha creato una replica del proprio negozio virtuale, dove permetteva perciò alle persone di entrare dentro al negozio e poter acquistare, in quel caso personalizzare, il proprio avatar con dei contenuti digitali protetti da NFT. NFT sono i certificati digitali di unicità, dove ti permette di creare un contenuto elettronico, farlo diventare univico, poter assegnare un valore e poterlo vendere. Un altro caso di successo è stato quello degli Australian Open, dove hanno digitalizzato e ricreato gli ambienti dell'evento, creando la Home Metaverso, dove era possibile andare a giocare sui campi da tennis, assistere alle partite oppure poter vedere dei contenuti video. Per una questione di tempo non vi faccio vedere gli esempi, ma questo materiale poi vi sarà inviato e vi sarà condiviso. La piattaforma alternativa a Decentraland è The Sandbox. È una piattaforma in stile pixel, tipo Minecraft, per intenderci, ha una grafica forse inferiore rispetto al Decentraland, dove si fa più o meno le stesse attività. Considerate che all'interno di Sandbox cosa potete fare, ma come anche su Decentraland, acquistare terreni e poterli vendere, potervi farvi pagare per far vivere delle esperienze all'interno del vostro lotto, come poterle affittare a creatori di giochi. Potete creare all'interno di questo ambiente dei vostri asset, quindi poter realizzare ed edificare, ma all'interno poter creare anche la vostra attività commerciale, vendere anche i vostri prodotti. Sono piattaforme nate inizialmente per il gaming e quindi è chiaro che hanno una forte verticalizzazione sul gaming. Se vogliamo parlare di numeri, di Decentraland e di Sandbox, nate nel 2020, non a caso proprio durante la pandemia,
dove tutti ci si è buttati nel mondo digitale, dove tutti ci si è lanciati nel vivere nel web. Bene, dal 2020 a oggi hanno avuto un business, un giro d'affari, entrambi intorno ai 80-90 milioni di dollari. Considerate che oggi acquistare un terreno su Decentraland viene a costare circa 10.000 dollari, quindi non è una cosa proprio semplice. Quindi, arrivando in conclusione, quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Sicuramente l'immersività, in quanto dà un senso di maggior controllo da parte del cliente, permettendogli di rivivere e di visitare la propria azienda, di visitare l'azienda in modalità virtuale interattiva, e te puoi promuovere la tua stessa realtà. Interesse tramite un'esperienza interattiva che suscita indubbiamente maggiore curiosità e rispetto alla tradizionale pagina web. Il valore percepito ovviamente sarà maggiore, poiché darai la certezza di essere un cliente che investe in tecnologia e nelle nuove comunicazioni. Per andare terra a terra, che cosa si può utilizzare oggi nel metaverso? Sicuramente quelle che sono le nostre soluzioni di virtualizzazione delle realtà aziendali, quindi dei plessi produttivi della tua stessa azienda o dei tuoi showroom. Ne possiamo vedere uno, questo è uno showroom che abbiamo virtualizzato per un nostro cliente, è la Roland, dove è possibile visitare lo showroom, poter approfondire, dei materiali che sono esposti, oltre che interagire. Oggi vi presentiamo la nostra DQX 52 DCI. È una nostra fresatrice. Con la persona che ci spiega come è fatto il prodotto. E all'interno di questo ambiente possiamo inserire anche delle schede produttive. Quindi mi fermerei tendenzialmente qui. Bene. Dove, ecco, questa è la nostra idea del metaverso e questa è la nostra condivisione che abbiamo voluto fare con voi. Lascio a te, Mauro, la parola per dare spazio anche agli altri. Tra l'altro abbiamo visto un'applicazione spiccatamente legata al fronte marketing, commerciale e quant'altro, ma penso che la stessa tecnologia, da profano, però da grande osservatore delle nuove tecnologie, penso siano applicabili anche nell'ambito del training e della formazione, che specialmente in un momento in cui i viaggi sono limitati, hanno una loro fondatezza rispetto anche ai percorsi di manutenzione e di messa in opera di macchinari mandati dall'altra parte del mondo, senza che possa l'unità, diciamo, lavorativa seguire la commessa. Una cosa importante, ma sono sicuro che... E questo ci introduce anche a Salvatore Montanarella di Desis, che sicuramente ci parlerà in maniera approfondita di queste cose. Solo una curiosità, è carino che tutti quanti adesso tirano fuori questo termine metaverso, che in realtà esiste dal 92, però va bene così, grazie a questo romanzo, tra l'altro molto carino, di fantascienza, scritto da Neil Stevenson nel 92, Snow Crash. Bene, detto questo, passerei subito la parola a Salvatore Montanarella, ci parla appunto di come l'applicazione nell'ambito industriale di determinate tecnologie può essere, come dire, anche una sorta di grimaldello per rimanere competitivi sui mercati internazionali. Grazie a tutti, mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Ottimo. Grazie a Red Orange e a tutti voi di averci dato questa opportunità. Con appunto Red Orange, sono nostri partner da diversi anni, abbiamo realizzato diversi progetti nell'ambito dell'industria, e con i discorsi e con i concetti della Industry 4.0. Due parole, ecco, posso condividere, Riccardo? Sì, sì. Ok. Due parole su quello che è il giro tecnologico. Penso che Riccardo vi abbia mostrato prima Indy 40, no Riccardo? Scusate, no. Ma sono entrato... Okay, no, oggi no, oggi siamo andati sul metaverso direttamente. Andate sul metaverso direttamente. Scusate, ma ho avuto un problema personale e mi sono connesso un pochettino dopo.
Qual è lo scopo di tutta questa documentazione? Noi sono da tanti anni, sono 27 anni come azienda che lavoriamo su queste tecnologie PLM, CAD, ma soprattutto di visual documentation. La visual documentation è un concetto, tanto per capirci, tipo IKEA. Avete mai visto l'IKEA, un manualetto scritto con istruzioni? No, ci sono soltanto delle immagini che spiegano che cosa devi fare, quindi abbattendo ogni barriera culturale di, chiaramente, lingua in ogni paese. Con questa filosofia, e grazie all'esperienza di appunto tanti anni, abbiamo creato questi sistemi di comunicazione multi piattaforma, cioè sono principalmente è un applicativo web collaborativo visuale, ma che può entrare nel mondo VR, può essere usufruito dal appunto mondo VR, quindi nel virtual reality, nel mixed reality e nell'augmented reality. E mi ha chiesto Riccardo oggi di farvi vedere qualche applicazione. Purtroppo non potremo fare delle demo live perché sarebbero troppo onerose in termini di tempistica, ma il concetto qual è? Partendo dalla progettazione, quindi con tutti i dati, stiamo parlando del mondo industriale, quindi magari un po' meno ludico rispetto al mondo metaverso, ma che si sposano poi dentro il mondo metaverso. E quindi non so, forse c'è qualcuno, ecco, magari chiedo di spegnere i microfoni. No, si può risolvere, questo qua. Scusate, c'è qualcuno che parla online? Mi sentite? Sì, ok. Ok, a posto. Grazie ancora, Riccardo. Bene, quindi un percorso di appunto documentazione di appunto prodotto su N piattaforme. Queste piattaforme sono computer Windows, sono, come dicevo prima, virtual reality, augmented reality, mixed reality, tablet, telefonini, no limits. Quindi la possibilità di essere sempre online e connessi con una piattaforma. Detto questo, andiamo a vedere, per esempio, come qualche nostro cliente. Quindi vedete che questa tecnologia vale, partendo dalla progettazione, spostandosi nel mondo produttivo, nella parte di service and support, e quindi post vendita, e quindi tutto l'aspetto commerciale marketing. Ora ci occupiamo di qualche punto, entro nel nostro canale YouTube e vi faccio vedere, per esempio, come posso portare un applicativo web grazie a queste tecnologie. Aspettate che qua Zoom è abbastanza impegnativo come icone. Ecco. Quindi con la possibilità reale di navigare dentro un appunto mondo virtuale, ma navigando degli oggetti web con le appunto mie mani, e quindi andando a interagire con pagine 3D. Fate conto che questa è la solita piattaforma che noi utilizziamo sui telefonini, tablet, computer Windows, che entrano anche nel appunto mondo VR. Non è solo questo. C'è la possibilità di vedere la parte manualistica, ricambi 3D, clicco e ordino, fino anche IoT, ma poi ne parleremo magari in qualche altro meeting, fino alla possibilità di avere la macchina davanti in virtual reality, quindi reale 100%, occhialini di Oculus Quest 2, cioè quelli che spiegava prima Riccardo. Io nel caso specifico qua sono dei virtual training, l'operatore fa l'operazione di accensione macchina tramite le proprie mani, cioè che cosa significa? Che simula prima di andare in produzione che cosa deve fare per accendere questa appunto macchina, che può essere anche molto più
complessa, qui è molto semplice. Facciamo vedere che si possono smontare anche dei componenti, e questo è molto carino perché l'operatore tramite queste operazioni si ricorderà tramite la propria memoria muscolare quello che dovrà fare a bordo macchina o presentare anche le proprie macchine con queste tecnologie. Inoltre, che cosa possiamo far vedere? Mi ha chiesto Riccardo di poter far vedere, qui c'è un filmato RAI di un nostro cliente importante, stiamo parlando di una delle realtà più importanti in Italia, Brembo. Brembo, sapete che cosa produce, usa queste tecnologie visuali in produzione, e qui per esempio c'era un piccolo case dove gli operatori in appunto linea, fate conto Brembo ha 25 stabilimenti in giro per il mondo, 24, 25, non ricordo più il appunto numero, e quando un operatore ha un problema in produzione si può collegare con i colleghi che in modo aumentato spiegano qual è il loro problema, vedete, con un dito, con una pennina, e appunto spiegano dov'è il loro problema. E credetemi, anche parlando poco, perché qui io uso della geometria, degli appunto schizzi sopra la telecamera, e posso mandare continuamente screenshot, cioè foto al appunto collega che spiega che cosa deve fare. Estremamente utile, abbiamo avuto casi di cinesi, messicani che parlano con polacchi, parlano con italiani, sempre grazie a questa tecnologia. Questa tecnologia è chiaro, un po' come spiegavo prima, vado un po' avanti, c'è la possibilità di utilizzarla anche a bordo macchina in modo visuale, cioè tu vedi qual è l'operazione che devi fare e apri il tuo rack, il tuo armadio e vedi qual è l'operazione da appunto svolgere, o posso controllare l'operatore che lavora a bordo macchina tramite degli occhialini, in questo caso sono monoculari, e vedo dall'altro capo del appunto mondo che cosa sta facendo l'operatore e che cosa posso fare per appunto dargli supporto. Sempre in ambito di augmented reality posso provare ora, vediamo se riusciamo a condividere il mio telefonino e vi faccio vedere che cosa significa andare nel mondo dell'augmented reality con dei componenti 3D, cioè che cosa significa. Mi sentite sempre tutti? Sì, anche se l'audio non è proprio dei migliori. Mi dispiace. Probabilmente c'è qualche problema. Qui siamo a Viareggio, un posto bello turistico, ma come connettività siamo messi abbastanza male. Riccardo, se mi dai la possibilità di entrare con il mio telefonino, proviamo a fare una demo live, così spieghiamo che cosa significa portare... Dalla regia dovresti far entrare Salvatore con il telefonino. Vedi un po' se sei entrato. Ok, io posso provare a condividere ora il mio schermo. Mi vedete tutti? Questo è il mio telefonino. E qui c'è una macchina 3D, vedete? In questo modo io posso decidere questa macchina di portarla dentro il mio ufficio. Vedete tutti? Stupendo. Che cosa significa questo? Io posso davvero interagire con questo oggetto, che è lo stesso oggetto che era stato progettato, andare a interagire, andarlo a vedere, andarlo a posizionare, andarlo a presentare in un mondo metaverso. Questo è quello che stiamo già
facendo, quindi fare red line, quindi spiegare la macchina in un mondo totalmente virtuale o aumentato tipo questo. Queste sono tecnologie molto potenti, perché qual è il vero concetto di tutto questo? È che sono completamente web, quindi l'utente, lato suo, non deve scaricare niente. Quindi tutto è online. Tra l'altro qui è molto carino perché posso fare degli screenshot, posso quindi andare poi nella gallery fotografica e vedo l'oggetto che ho davanti, ma contestualizzato dentro il mondo virtuale. Questo può essere fatto anche con altri tipi di prodotti, no? Perché potrei, per esempio, andare, caso un po' più ludico, andare a vedere un tavolo, per esempio, d'arredo. Abbiamo dei clienti, qui siamo molto vicini a Carrara e abbiamo preso una commessa dove ha un grosso esportatore di Carrara, facciamo presentare i propri prodotti tramite questa tecnologia, con una qualità che vedete voi, ed è carino perché prende la luce, io accendo delle adesso luci, vedete che cambia la luce sul particolare, quindi è proprio ambientato scena. O meno questo era quello che volevo farvi vedere. Benissimo, ti ringraziamo per il momento. Sentite. Poi ci torniamo al limite su questi argomenti molto interessanti. Pronto, pronto. Perché sì, mi senti? Salvatore? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Io non sento più niente. Ecco, ora vi sento. Perfetto. Okay. Era per dirti che poi al limite ritorniamo su queste cose che sono veramente anche un po' diciamo veramente avveniristiche e ci danno la dimensione esatta di dove si sta andando e qual è la necessità del tessuto imprenditoriale italiano, cioè di ancorarsi a queste tecnologie, perché se non lo fa l'Italia sicuramente c'è qualcuno che da qualche altra parte del mondo lo fa. E se andiamo a vedere i dati e scopriamo che in Cina già il 57%, il 55% delle aziende hanno già una mentalità industria 4.0, negli Stati Uniti siamo ad un livello del 30-35%, si capisce come l'Italia non può perdere questo treno legato all'innovazione tecnologica. Io, se siamo d'accordo, anticiperei la relazione della dottoressa Paravani, di Maria Paravani, rispetto a quella di Andrea Giaconi, perché così ci dà anche lei una, una possibile applicazione di queste tecnologie, per esempio nell'ambito delle competenze, no? La digitalizzazione delle competenze e di come queste possono in qualche maniera rappresentare veramente un bacino, un giacimento di ricchezza che l'azienda non va a perdere, cioè un valore economico che l'azienda si ritrova anche quando ci sono passaggi rispetto a nuovi ingressi di nuove forze a lavoro rispetto a chi c'era prima. Quindi se siamo d'accordo, visto che c'è la dottoressa Paravani. Maria? Ciao, sentite? Eccoci qua, sì, perfettamente. Vai. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. È un immenso onore essere qui in questo webinar. Mi presento brevemente, sono Maria Paravani, sono laureata in chimica farmaceutica, ho maturato diversi anni nel mondo pharma, lavorando in diverse multinazionali farmaceutiche, dall'R&D alla produzione alla quality assurance, e attualmente sono responsabile tecnico-commerciale di Y2Y. Y2Y è una startup innovativa nata nel 2020 per iniziativa di Red Orange di San Benedetto del Tronto, che offre soluzioni innovative e digitali al fine di supportare i processi produttivi e le attività di quality
attraverso l'introduzione e l'utilizzo di tecnologie tipiche dell'industria 4.0. Quindi parliamo di realtà aumentata, realtà virtuale, intelligenza artificiale, IoT, smart manufacturing e robotica. Queste tecnologie sono applicate esclusivamente nel life science, nel settore life science. Condivido brevemente qualche slide. Se vedete il mio schermo. Sì, vediamo. Ecco. Secondo che... Ci riusciamo? Sì. Cerco di condividere la presentazione. Ok, ci sono. Vai. Il nostro core business è principalmente strutturato in quattro macro aree. Abbiamo il site virtual tour che diciamo incorpora tutte le soluzioni di realtà virtuale, la remote real time interactive support, ovvero una tecnologia che abbiamo sviluppato in grado attraverso la realtà aumentata di supportare tutte le attività operative e manutentive dei nostri clienti life science. Maria, perdonami, ti è rimasta, non vediamo quello che stai vedendo te. Vediamo la slide iniziale. Sì, la slide, la numero uno, infatti. Eventualmente, se vuoi, puoi andare direttamente con il live sulla piattaforma. Vedete il mio schermo? Vediamo Canva. Solo la slide Canva. Allora... Sì, ok, adesso vediamo. Ora, ok, perfetto, scusate. Allora, quindi come vi dicevo, il nostro core business è principalmente strutturato in quattro macro aree. Abbiamo il site virtual tour che ingloba tutte le soluzioni di realtà virtuale, la remote real time interactive support, ovvero una soluzione che è in grado attraverso la realtà aumentata di supportare tutti i processi produttivi e manutentivi, e il technical knowledge management, ovvero la gestione dei contenuti tecnici, aziendali e procedure operative standard attraverso la nostra piattaforma web collaborativa Pharma 40, e la smart CVM, ovvero l'implementazione di un modello di intelligenza artificiale e machine learning che stiamo sviluppando in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche da applicare su equipment farmaceutici esistenti. Questa mattina mi focalizzerò sulla terza tecnologia, la terza soluzione, ovvero la gestione, appunto, il TKM, ovvero quindi la gestione dei contenuti aziendali e procedure operative standard attraverso la nostra piattaforma Pharma 40. In particolare vi mostrerò la nostra soluzione, il Virtual Reality Training, ovvero una soluzione di realtà virtuale personalizzata in grado di offrire formazione on the job per operatori e personale tecnico su quelle che sono le procedure operative standard delle attrezzature e sui processi critici GMP.
per poter sviluppare questa tecnologia siamo partiti da quelle che sono le necessità attuali dei nostri clienti farmaceutici, ovvero una riduzione delle deviazioni, quindi incidenti di qualità legate la cui root cause, quindi la causa d'origine, è l'errore umano. Fare affidamento solo sull'esperienza di personale operativo senior e avere un processo di training robusto, ben replicabile nel tempo e conforme alle GMP. Vedete il mio schermo, la piattaforma? Riuscite a visualizzare? Sì, vediamo. Perfetto. Ok, quindi vi mostro quella che è una procedura interattiva completamente immersiva e digitalizzata di un cambio formato. Siamo all'interno del nostro ambiente di sviluppo della piattaforma Pharma40 e vi riporto un esempio di un cambio formato di una linea di riempimento sterile. Non so se... Ok, quindi il cambio formato di una linea di riempimento sterile sarà strutturata principalmente in tre macro fasi, quindi preparazione del formato, smontaggio e montaggio sulla linea. Non so perché c'è qualche problema di rete. Ok. Quindi il manuale interattivo sarà strutturato da una breve descrizione dell'istruzione operativa standard, descritto da un'immagine e un video 2D. Il tutto integrato da una soluzione di realtà virtuale, grazie alla quale qualsiasi utente potrà in qualsiasi momento vivere un'esperienza immersiva e interattiva di quella che è un reparto farmaceutico. Quali sono i vantaggi? Parliamo subito dei vantaggi, quindi, anche perché purtroppo non si riesce a finire. C'è qualche problema, sì. I vantaggi sono molteplici, perché riesco a in qualsiasi momento a formare il mio operatore, diciamo un nuovo ingresso, e al tempo stesso quindi garantire ai miei clienti, ai nostri clienti life science, farmaceutici, comunque un processo ben strutturato, standard, e a trasferire efficacemente e preservare il know-how aziendale. Immaginiamo tante persone che esperte, tanti operatori che vanno via in pensione e si portano con sé tutto il know-how aziendale che hanno comunque accumulato nel tempo. E questo, attraverso questa tecnologia riesco appunto a preservare il know-how e a trasferirlo nel tempo in modo standardizzato e conforme in linea alle GMP, a quello che è il mondo regolato del farma. Quindi come l'esperienza... E al tempo stesso riesco anche... Quindi come l'esperienza... diventa una ricchezza, un patrimonio dell'azienda che non rimane solo nella memoria di chi ha vissuto l'esperienza, ma è condivisa. Esattamente. Benissimo. Esattamente. E in qualsiasi momento, quindi, l'operatore potrà, un nuovo ingresso potrà effettuare i training on demand, quindi in modo autonomo e non dipendente da una figura esperta. Infatti ho riportato un breve comparison tra un flusso tradizionale di un processo di training verso un flusso innovativo attraverso la nostra tecnologia.
Nell'analisi abbiamo appunto caratterizzata dal tempo, dalle fasi del processo e dalle risorse necessarie per il processo di training. Partirò quindi dal flusso tradizionale, in cui ci sarà una fase 1 di formazione in aula, in cui sarà necessario un operatore esperto, una fase 2 di addestramento in campo con affiancamento appunto dell'operatore esperto in produzione. Qui avrò necessità dell'operatore esperto, ma anche della linea. Immaginiamo un cambio formato, dovrò attendere il reale cambio formato in produzione. Fase 3, esame pratico in campo e rilascio dell'idoneità per operare in maniera autonoma in produzione. Nel flusso innovativo avrò, diciamo, il processo, ci sarà sempre una fase 1, ma questa volta virtuale, quindi in qualsiasi momento la persona potrà connettersi alla piattaforma e svolgere in autonomia i training, in cui quindi non sarà necessaria una risorsa esperta. La fase 2 l'abbiamo scorporata in due fasi, quindi un addestramento virtuale e in cui appunto anche in questo caso non ci sarà bisogno di un operatore esperto, e la fase 3 quindi di addestramento in campo, in cui l'operatore esperto andrà in produzione e svolgerà i training. Fase 4, esame in campo e rilascio dell'idoneità. Quindi, come possiamo notare, attraverso la nostra tecnologia ho un duplice beneficio. Avrò un impatto sul numero di risorse esperte che diciamo, saranno necessarie, in cui appunto c'è una riduzione delle risorse esperte che comunque sono critiche in produzione, al tempo stesso anche una riduzione del tempo complessivo. Perfetto. Di addestramento. Benissimo. Tra i nostri partner collaboriamo, quindi ricordiamo diversi società di consulenza farmaceutica. Siamo dallo scorso anno siamo soci partner del Capitant, che è il polo di innovazione chimico-farmaceutico abruzzese, e come detto precedentemente operiamo anche in collaborazione con realtà accademiche come l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi d'Annunzio. Benissimo. Ti ringraziamo per questa bella come dire, applicazione che ci hai fatto, che abbiamo condiviso con te, molto interessante. Tra l'altro, appunto, ricavare valori economici anche dalle attività, diciamo, tipiche e quotidiane è sicuramente un valore aggiunto per le aziende. Ora parliamo appunto di economia, soldini, di tutto quanto quello che necessita il mondo imprenditoriale per sostenere questo tipo di investimenti. Lo facciamo da subito con Andrea Giaconi della GEF, ma poi entreremo nel vivo di tutto quanto quello che il governo, l'Unione Europea, ha messo in campo per far sì che le aziende siano veramente in grado di contenere un momento di grande innovazione e al tempo stesso di grande sfida per i mercati internazionali, con appunto l'intervento di Marco Calabro del Mise. Allora andiamo subito a dare la parola ad Andrea Giaconi. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Salve. Buongiorno Andrea, eccoci. Buongiorno. A me il compito di anticipare un po' l'intervento del dottor Calabro, presentandovi quelle che sono già le opportunità immediatamente fruibili, cantierabili, del piano Transizione 4.0. Provo a condividere la mia presentazione. Allora, tutto quello che ci è stato raccontato, oltre ad essere bellissimo, diciamo così, stimolante e trasferirci appunto su una realtà parallela, che è quella digitale, quella del metaverso, trova un riscontro diretto sulle politiche industriali nazionali,
Noi conosciamo ormai dal 2017 il termine Industria 4.0 o Piano Industria 4.0, che poi si è trasformato nel tempo. Questo piano, diciamo così, si è trasformato nei termini e nelle modalità applicative, ma le fondamenta tecnologiche sono rimaste, diciamo così, le stesse. E partiamo proprio dalle tecnologie abilitanti, cioè dalle tecnologie che sono trasversali a tutti i settori e che dovrebbero servire al nostro sistema industriale, produttivo, per fare un salto in avanti. E vedete che proprio tra queste tecnologie troviamo molte delle cose che ci hanno presentato Riccardo e, diciamo così, e le altre aziende partner. Troviamo tutto il mondo dei robot collaborativi, delle stampanti 3D, della realtà aumentata a supporto dei processi produttivi, della simulazione del digital twin, cioè immaginarsi una macchina che lavora e come lavora e avere un feedback del modello con cui sta lavorando. L'integrazione orizzontale e verticale dei processi produttivi e delle filiere attraverso sempre un processo spinto di digitalizzazione e di condivisione delle informazioni. L'IoT, cioè la comunicazione dei prodotti e dei processi tra di loro. Infrastrutture di cloud, dove appunto tutta questa mole di dati viene resa, diciamo così, disponibile e fruibile per poter essere poi elaborata, interrogata e visualizzata. Il tema è la cyber security, lo sappiamo tutti, di quanto questo tema sia delicato e di quanto, diciamo, la sua importanza va di pari passo all'utilizzo di queste tecnologie. E poi, super attuale. Sì, super attuale, visto che ci si sta facendo anche una guerra. E il big data analytics, ossia come utilizziamo questi dati, questa grande mole di dati. Queste sono le tecnologie che dovrebbero farci fare un salto in avanti. E proprio su queste tecnologie, che sono, diciamo così, trasversali alla manifattura, all'edilizia, all'agricoltura, al turismo, alla logistica, alla sanità, ne ho citati alcuni, ma diciamo che quello che abbiamo visto potrebbero trovare applicazioni in tutti questi settori, si fonda, diciamo così, il piano Transizione 4.0, che ha essenzialmente che ha la volontà di andare a incentivare e sostenere i processi di innovazione all'interno e di digitalizzazione all'interno delle nostre imprese. Lo fa lavorando, diciamo così, su tre leve, ossia quelle degli investimenti in beni materiali, quindi in macchinari, o in beni immateriali, software, che sono indispensabili per il funzionamento di queste tecnologie. Lo fa attraverso il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, quindi alla prototipazione, alla sperimentazione di queste attività. Lo fa attraverso la formazione 4.0, cioè nel trasferimento delle conoscenze attraverso magari quelle tecnologie che abbiamo visto prima, per fare in modo che queste tecnologie, che queste soluzioni, diciamo così, siano utilizzate all'interno dei processi produttivi. Quest'anno, oltre agli strumenti classici, c'è anche, diciamo, poi questo ce lo racconterà magari meglio il dottor Calabro, c'è anche lo strumento del Patent Box, che va appunto ad incentivare tutte quelle attività che poi di ricerca e sviluppo che portano a qualcosa, diciamo così, a un titolo di proprietà industriale, che sia un brevetto, un disegno o un software magari registrato attraverso le normali e le corrette procedure. Questa è una mappa, diciamo così, abbastanza complicata, ma che riassume un po' quello che vi dicevo prima. Transizione 4.0 è il piano, il cappello. Se devo fare un bene, un investimento in tecnologia, in robot, macchinari, vado appunto in macchine e impianti, so che per il 2022 avrò un incentivo in termini di credito d'imposta pari al 40%. Se dovessi acquistare un software, posso decidere se è un software 4.0 oppure no. Avrò, se non è 4.0, potrò utilizzare un credito d'imposta del 10%. Se è 4.0, se va nella direzione che ci siamo appena detti, che c'è stata appena descritta, potrò utilizzare un credito d'imposta più alto, pari al 20% di quel software. Poi c'è il quadratino in rosso, in cui si individuano tutti i progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e design, e l'ultimo quadratino in giallo, che è quello della formazione. Vado veloce sulla parte dei beni materiali. Sapete che già quest'anno c'è stata una rimodulazione, diciamo così, nel 2021 c'era un credito d'imposta ancora più, diciamo così, conveniente, pari al 50% per il primo scaglione di investimento fino a 2,5 milioni. Nel 2022, per gli investimenti che saranno perfezionati o almeno confermati entro il 31/12/2022, il credito d'imposta scende, ma è sempre molto conveniente. Stiamo parlando che nel primo scaglione abbiamo un credito d'imposta pari al 40% del valore del bene, il 20% se stiamo nello scaglione tra i 2,5 milioni
e i 10 milioni, oltre i 10 milioni il 10%. Il messaggio che vi voglio dare è che è ancora un anno molto buono per investire su queste tecnologie, perché poi è già stato previsto che dal 2023 in poi, fino al 2025, ci sia una sensibile riduzione delle aliquote e dei vantaggi collegati. Quindi, attenzione, quest'anno è ancora un anno particolarmente, diciamo così, vantaggioso per tutti quegli investimenti che riguardano la tecnologia e la digitalizzazione. Ci sono una serie di vincoli da rispettare, alcuni che sono dei prerequisiti come il rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, la regolarità contributiva, tenere una documentazione idonea ad attestare le caratteristiche tecniche del bene, una perizia tecnica asseverata qualora il bene abbia un valore superiore ai 300.000 euro o, diciamo così, per beni di valore inferiore si può procedere con un'autocertificazione. La stessa cosa vale per i software. Attenzione, i software sono l'essenza di un processo di digitalizzazione, cioè attraverso i software noi mettiamo in comunicazione macchine e, diciamo così, i diversi livelli e i diversi sistemi di controllo di un'azienda. Ci sono software semplici, di carattere generale, non tanto, diciamo così, semplici nella sua definizione, però se parliamo di un gestionale, se parliamo di un software che ci aiuta nella fatturazione o nell'archiviazione delle informazioni riferite a un determinato cliente, parliamo di software tradizionali, per cui c'è un incentivo del 10% ed è una novità assoluta perché prima non c'era. E poi abbiamo un distinguo rispetto ai software 4.0 che appunto ci permettono di fare tutte quelle attività di cui abbiamo discusso prima, realtà virtuale, simulazioni, piattaforme cloud per la condivisione di dati. Tutti questi software qui hanno, diciamo così, un livello di incentivazione più alto pari al 20%. Qual è il concetto? Il concetto alla base di un investimento 4.0, che sia materiale o immateriale, che deve servire a mettere in connessione e in collegamento i diversi livelli di controllo aziendale, partendo dallo stabilimento, dalle macchine, per poi salire di livello sui livelli di programmazione attraverso quello che si chiama un MES o un sistema di gestione della produttività d'azienda, per poi comunicare con il software gestionale che magari ci aiuta a gestire tutte le informazioni relative alla programmazione, alla produzione, eccetera. Ci sono quindi due livelli di integrazione, uno verticale che va dal basso, quindi dalle macchine fino al management, c'è un livello di integrazione orizzontale che è quello che deve mettere in comunicazione i diversi soggetti della filiera coinvolta nel settore produttivo di riferimento. Questo è un esempio tipico di come si dimostrano, diciamo così, e si realizza un'interconnessione bidirezionale di un macchinario 4.0. Partiamo dal nostro sistema gestionale, su cui carichiamo l'ordine che arriva ancora per telefono, via mail, ma lo decodifichiamo, gli diamo un'identità, diciamo così, digitale, lo trasferiamo nel nostro sistema di programmazione della produzione, che potrebbe essere un MES. Magari nel frattempo quel disegno, quell'attività, ha bisogno di un CAD-CAM, quindi di una geometria, di una matematica che può essere trasferita in maniera automatica al CNC della macchina, quindi al controllo della macchina. La macchina, man mano che produce e esegue il suo ciclo, ci rende indietro una serie di dati sul fatto non fatto, che può partire dal dato di base fatto non fatto, al tempo di esecuzione, al eventuali anomalie che si sono verificate nel ciclo di produzione, a quanti pezzi ha fatto, e quindi andare per esempio a utilizzare queste informazioni per misurare l'efficienza di un processo produttivo o tracciare l'avanzamento di una commessa. Tutte queste attività devono essere collegate, diciamo così, condivise attraverso dei database che sono interoperabili fra di loro. Questo significa realizzare, diciamo così, una interconnessione e un'integrazione orizzontale e verticale all'interno della filiera. Questo è un settore, per esempio, tradizionale, che è quello della meccanica. Le caratteristiche tecniche, è inutile che ve le elenco, questo macchinario aveva un CNC ed era chiaro, poteva ricevere informazioni e par program da remoto o attraverso un percorso di rete o attraverso gli applicativi, era integrato con il processo di produzione, tutti i dati vanno all'interno di un gestionale, ha un'interfaccia semplice e intuitiva, ha una marchiatura CE, è dotata di un sistema di telediagnosi e telemanutenzione, in tempo reale posso sapere se si sono verificate delle anomalie,
8, l'ultima caratteristica che è, diciamo così, facoltativa tra le ultime tre, è quella di una simulazione, quindi di un modello, di un gemello digitale, digital twin, di quello che sta accadendo in macchina. Non solo ne ho contezza e posso simulare prima di entrare in macchina se quel percorso utensile può generare dei conflitti oppure no, può generare il risultato ottenuto oppure no, ma ho addirittura il ritorno e la simulazione in tempo reale di quello che sta facendo la macchina. Gli adempimenti li ho citati prima, la perizia ve l'avevo detto, la dicitura in fattura è diciamo così, ormai nota a tutti. Forse quello che c'è di nuovo è una comunicazione al MISE che non inficia sulla, diciamo così, sulla fruizione del credito, ma il MISE, poi ce lo racconterà anche Calabro, sta monitorando l'assorbimento di queste agevolazioni e quindi va comunicato al momento della fruizione del credito d'imposta le modalità con cui è stato fatto l'investimento. Inoltre, diciamo così, è consigliabile che tutte le imprese tengano un'adeguata reportistica per dimostrare effettivamente che quella macchina sta funzionando nella modalità 4.0, e questo è qualcosa che le imprese spesso dimenticano. La rimodulazione delle aliquote ve l'avevo anticipata prima, dal 2023 si passa dal 20 al 10 al 5% in base agli scaglioni, quindi il concetto è ancora un anno buono. E così, diciamo così, abbiamo concluso la parte degli investimenti, quindi degli investimenti in macchinari o in tecnologia software o in beni materiali. C'è un'altra gamba molto importante del piano transizione 4.0, che è quello invece di andare a incentivare tutti i progetti di sperimentazione, che siano di ricerca e sviluppo, che siano di innovazione tecnologica, di design, cioè quello che va a innovare in maniera forte l'attività caratteristica dell'impresa. Grazie a Dio il legislatore ha fatto chiarezza nell'applicazione di questo strumento, che prima conoscevamo nel 2015 solo come credito imposta ricerca e sviluppo, dove non neghiamo che ci sono state, diciamo così, delle difficoltà nell'individuazione delle imprese, ma anche di noi consulenti forse, nella definizione dell'attività di ricerca e sviluppo stessa, però diciamo che adesso abbiamo le idee un pochino più chiare. Quello che va fatto, secondo me, è solo recuperare un po' di fiducia da parte delle imprese nell'utilizzo di questo strumento, perché in seguito poi agli accertamenti che ci sono stati sono tutti molto spaventati. Però, diciamo, il credito d'imposta ricerca e sviluppo è per tutti quei progetti che sono nuovi rispetto al settore di riferimento. Lasciatemi banalizzare, però effettivamente ci deve essere qualcosa, un avanzamento delle conoscenze, ci deve essere qualcosa di nuovo rispetto al settore su cui opera l'impresa. Il credito d'imposta e innovazione tecnologica raccoglie tutti quei progetti che innovano rispetto alle pratiche aziendali, quindi il contesto di confronto è un po' più limitato all'impresa e non solo al settore. L'innovazione di design è tutto quello che io innovo nel campo dello stile, nel campo della geometria, nel campo appunto della proposta di disegni, ed è molto applicabile nel settore della moda, dell'arredo, che sono, diciamo così, in cui le innovazioni sono cicliche e costanti nel tempo. L'ultimo strumento è quello della formazione 4.0, come vi accennavo, e la formazione 4.0 è molto utile soprattutto per quelle imprese che intendono mettere in campo, diciamo così, e realizzare un vero progetto di transizione 4.0, un vero progetto di digitalizzazione, perché è una formazione fatta on the job, cioè una formazione che può essere fatta anche internamente e sul campo, non ha particolari formalismi da seguire, deve essere solo incentrata su tematiche 4.0 e deve in qualche modo effettivamente riguardare una trasformazione digitale dell'impresa. Tutti quanti, cioè in tutti i casi in cui c'è un investimento 4.0 o in molti casi in cui c'è un investimento 4.0, dietro c'è un grande lavoro da fare nella codifica delle distinte basi, dei prodotti, dei cicli di lavorazione, nella corretta applicazione delle piattaforme MES, nella corretta applicazione dei software di realtà aumentata, appunto nell'utilizzo delle piattaforme cloud. Attraverso questo strumento, diciamo così, possiamo anche completare
la formazione del nostro personale, facendo in modo che quelle tecnologie e quelle strumentazioni siano effettivamente utilizzate nel modo corretto secondo le loro potenzialità. A volte l'impressione è che le aziende acquistino delle Ferrari che poi vengono utilizzate come delle 500. Scusate la banalizzazione, però effettivamente ci troviamo anche di fronte a questi casi. L'ultimo strumento è il Patent Box, lo accenno velocemente. È un regime agevolativo che viene riformulato rispetto al passato e prevede appunto che tutte le attività di ricerca e sviluppo che portino al deposito di un titolo di proprietà industriale, un software ad esempio, un brevetto industriale o un disegno in modello, quindi tutte le attività che, e i costi che l'azienda sostiene per arrivare a quel titolo di proprietà industriale possono essere incentivati attraverso una super deduzione o iperdeduzione, cioè quindi si vanno a maggiorare i costi del 110% di ricerca e sviluppo, e questo, porta ad un beneficio fiscale di circa il 30%. Questa agevolazione può essere inoltre cumulata con quello che vi dicevo prima, che era il credito d'imposta ricerca e sviluppo e per attività di innovazione tecnologica e design. Con questo, non si completa il panorama delle agevolazioni. Faccio solo un accenno: conosciamo tutti la nuova Sabatini, piuttosto che sappiamo che il PNRR metterà in campo altre opportunità. Per il nostro territorio marchigiano e abruzzese, coinvolto nel cratere sismico del centro Italia 2016-2009, Aquila 2016, Marche Umbria e Lazio, c'è la possibilità di accedere a delle misure speciali del fondo complementare del PNRR, che proprio hanno delle iniziative speciali per la competitività e l'innovazione delle imprese. Su questo, io ho finito la mia relazione, lascio al dottor Calabrò tutte le novità e il mio invito è di correggermi qualora abbia riportato delle inesattezze, visto che il dottor Calabrò si occupa presso il MISE di tutte le agevolazioni relative al piano transizione 4.0 e non solo. Grazie. Bene, noi ti ringraziamo perché sei stato, non hai proprio rispettato i tempi, come è, però l'argomento era così importante, per cui quando si parla di soldini uno si adegua e concede anche qualche piccolo straforo. Adesso appunto la parola a Marco Calabrò, che lo abbiamo quindi svincolato tutta una serie di richiami puntuali su alcune cose che sono state illustrate da Giaconi, che però invece ci può aprire verso i nuovi orizzonti e verso anche le novità che il Ministero ha in serbo e che sta per mettere sul campo proprio per fronteggiare questa cosa, questo momento. Dottor Calabrò. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Grazie, provo a condividere, datemi conferma gentilmente se si vede. Perfetto, ci siamo. Perfetto. E non mi nascondo che io avevo preparato un intervento, una presentazione leggermente diversa, ma l'intervento molto puntuale e preciso del dottor Giaconi mi spinge a raccontarvi qualcosa di diverso, quindi non entriamo proprio nel dettaglio del piano transizione 4.0 già ben illustrato, ma provo a darvi un panorama di quello che stiamo facendo il MISE da un lato e dall'altro lato a dirvi qual è la logica quindi sottostante al nostro lavoro. Quando abbiamo avviato il piano Industria 4.0, le tecnologie di cui si è discusso questa mattina in maniera molto stimolante, ma ancora guardando in maniera più estesa le tecnologie, le nuove tecnologie abilitanti la transizione digitale, erano non alla portata di tutte le imprese all'epoca, stavamo parlando del 2017, entrava in vigore il primo piano Industria 4.0, 2016-15 iniziamo a ragionare su come impostarlo, e all'epoca anche per questo avevamo scelto un'impostazione che era un'impostazione basata su degli strumenti automatici
in parte hanno garantito il successo al piano 4.0, quindi senza una individuazione di specifici settori, attività economiche e anche all'interno di quelle nuove tecnologie, evitando di orientare verso una o verso l'altra. Questo era anche, se volete, consentitemi così, questa espressione un po' mutuata dalla fisica, era anche la nostra modalità per provare a superare l'attrito di primo distacco delle imprese rispetto ai temi dell'innovazione. Nel 2016 stavamo ragionando su un panorama in cui le imprese non investivano, non si ammodernavano, non compravano nuovi macchinari, avevamo un'età media dei beni strumentali intorno ai 14 anni, che era il massimo all'epoca della serie storica di questa rilevazione, non solo in Italia ma anche in Europa. E quindi c'era l'esigenza di riattivare il ciclo degli investimenti. E da qui avevamo puntato su questo piano che da un lato agevolava, presentato, i beni strumentali tecnologicamente avanzati ma anche quelli tradizionali, e dall'altro lato cercava di intervenire un po' su tutto il processo di innovazione, quindi dalla progettazione attraverso attività di ricerca e sviluppo, alla formazione, al trasferimento tecnologico, che mi sembra un elemento importante che ancora stiamo cercando di sviluppare meglio. Nel frattempo si affacciano nuove sfide, è inutile nasconderlo, no? Il mondo cambia dal 2017 a oggi. Il piano resta ancora un caposaldo fondamentale della politica industriale del Ministero, ma non dobbiamo nasconderci il fatto che queste spinte dalla crisi pandemica alla crisi in corso stanno un po' rivoluzionando le filiere produttive mondiali, le global value chain. Ci sono in atto dei processi di ricomposizione, dei processi di internalizzazione, nonché delle, per talune filiere, anche delle regole imposte di un obiettivo di transizione ecologica che spingono a un ripensamento degli investimenti. E anche alla luce di questo, piano transizione 4.0 è uno degli elementi che concorre, ma stiamo cercando anche di ampliare quella che era una logica orizzontale, iniziando a mettere sul piatto anche degli interventi di natura più verticali, più settoriali. Il tutto fatto all'interno del PNRR, che assegna complessivamente, come sapete, 220 miliardi, e qui il MISE è la terza amministrazione per mole di risorse gestite. Come lo stiamo gestendo? Lo stiamo gestendo con un numero comunque limitato di interventi. E permettetemi una parentesi su questo, stiamo anche riorganizzando tutta la materia, diciamo, della strumentazione agevolativa a favore delle imprese, cercando di razionalizzarla, di avvalerci anche di una sorta di piattaforma, vedremo quale forma, che guidi le imprese che vogliono avviare degli investimenti rispetto all'ampia platea di strumentazione disponibile. Considerate che oggi sono circa 40 le misure che abbiamo mappato, che vorremmo ricondurle a un numero più facilmente fruibile dalle imprese. Quindi numero limitato di interventi che con una logica anche di valutazione degli interventi stessi, quindi stiamo facendo degli esercizi di proprio valutazione delle politiche industriali, cercando di concentrarci sugli interventi che hanno mostrato una efficacia maggiore in questi anni. Quindi 220 miliardi complessivi, MISE destinatario di oltre 24 miliardi, e lo fa su quattro missioni, quindi sapete che sono sei le missioni dell'impresa del PNRR, noi ne copriamo sostanzialmente quattro. La più importante, digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, che al suo interno prevede il piano transizione 4.0, qui non dico molto perché tanto è stato detto, giusto un paio di riflessioni finali.
Direi che sul piano 4.0 chiaramente, l'ha detto il dottor Gioconi, il 2022 continua a essere un anno particolarmente vantaggioso. Dal 2023 in poi le aliquote del piano si ridurranno. È chiaro che questa è una scelta, o una non scelta, se meglio possiamo dire, dovuta alla disponibilità di risorse finanziarie sul piano, che nel 2021-2022 ha potuto beneficiare di oltre 13 miliardi dal piano nazionale, dal PNRR. La novità del piano, stiamo verificando puntualmente il tiraggio delle varie misure e abbiamo messo in piedi un comitato di valutazione, un comitato scientifico di valutazione dell'impatto del piano 4.0, costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal MEF e dalla Banca d'Italia. Questo perché ha una certa rilevanza, perché oltre a valutare l'impatto in termini di occupazione, ricomposizione della forza lavoro, fatturato, export e così via, sono valutazioni che naturalmente richiedono un po' più di tempo. Il nostro obiettivo è pubblicare un rapporto intermedio entro metà del 2024, finale l'anno successivo, ma il monitoraggio e questo comitato ci sta dando anche una fotografia costante di come stanno andando queste misure, il che ci consente di correggere alcuni elementi. Adesso poi più tardi, fra qualche minuto, vi presento una slide che non sono perfettamente allineati con quelle che sono le nostre aspettative. Quindi questo è una novità procedurale di una certa rilevanza. Sull'altra parte sulla quale mi vorrei concentrare, che era appunto quella che avevo avviato, diciamo, introdotto in apertura, è quella legata alla competitività e resilienza delle filiere produttive. Sono risorse destinate a specifiche filiere già individuate con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Sono sei filiere: l'alimentare, il design, moda e arredo, l'automotive, la microelettronica, diciamo i semiconduttori, metallo ed elettromeccanica e infine il chimico farmaceutico. Quindi queste sono sei filiere che saranno oggetto di uno specifico intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso uno strumento agevolativo comunque ben noto alle imprese, che è quello dei contratti di sviluppo. Uno strumento che ha funzionato anche bene in questi anni. Abbiamo agevolato, è stato introdotto circa una decina d'anni fa, nel 2012 direi, abbiamo agevolato oltre 200 iniziative con un impatto in termini occupazionali stimato intorno a poco meno, diciamo, di 100.000 nuovi posti di lavoro. Quindi un impatto che si aggira intorno al 4-5% dell'occupazione complessiva italiana. Buona parte di questi strumenti, di queste agevolazioni, confluiscono su investimenti del sud, ma una parte comunque consistente va al centro-nord. Quindi è uno strumento che stiamo cercando di rilanciare, l'abbiamo semplificato, l'abbiamo reso più fruibile a parte delle imprese e vedremo che impatto potrà avere. Accanto a questo strumento non rientra il PNRR, ma una riflessione lo stiamo facendo anche su chiamiamolo il fratello minore del contratto di sviluppo, vuole dire la legge 181 dell'89, provando a rendere anche quella una agevolazione che interviene in termini di supporto alle filiere strategiche. Per quanto non siamo l'amministrazione che ha la grande fetta di risorse sulla missione 2 del PNRR, quella legata alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, gestiamo comunque alcune misure rilevanti. Direi che queste risorse andranno a confluire prevalentemente su, anche in questo caso, alcuni settori: fotovoltaico, eolico e il settore delle batterie, con degli investimenti di grande dimensione che però poi, quindi delle gigafactory, che poi potranno avere delle ricadute fondamentali anche su tutta la filiera produttiva.
la missione 4 è quella legata alla ricerca in impresa, amministrazione principale del MUR, ma noi ci ritagliamo queste misure che vedete elencate. Direi che il finanziamento c'è, 1,5 miliardi, anche qua si ragiona in termini di filiera produttiva, ma di grandi investimenti nella fase pre-industriale, quindi di innovazione, di ricerca, su progetti di collaborazione europea. Quello sul quale spenderei due parole invece evidenziato in rosso è il rifinanziamento e l'estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico, che a nostro avviso costituiscono una leva fondamentale per provare a diffondere questa cultura del 4.0. Detto correttamente il dottor Giaconi che bisogna stare attenti a utilizzare le novità, le innovazioni introdotte in imprese al meglio delle loro potenzialità, al massimo delle loro potenzialità. Un'impressione che abbiamo avuto, quindi una parte, Piano 4.0 ha dato delle grandi soddisfazioni, è stato apprezzato, molto utilizzato dalle imprese. Forse l'intento che non siamo riusciti a raggiungere del tutto è quello di guardare al Piano 4.0 non tanto come una sommatoria di agevolazioni che non dialogano tra loro, ma come un'azione complessiva, unitaria, sistemica di accompagnamento all'innovazione delle imprese. Perché qualora si riuscisse a andare in quella direzione, staremmo ragionando su quella che era la nostra ambizione originaria, che era quella non soltanto di sostenere l'acquisto del macchinario, ma anche di favorire un salto culturale da parte delle imprese che vogliono entrare nel mondo del 4.0. Questo salto culturale, che per esempio passa molto attraverso l'utilizzo dei dati che sono disponibili con le nuove tecnologie, che in realtà solo una minima parte delle imprese utilizza per ripensare il proprio processo produttivo, il proprio modello di business, e quindi a quello dobbiamo. I centri di trasferimento tecnologico a oggi sono soltanto 8, sono gli 8 competence center, individuati e agevolati dal Ministero dello Sviluppo Economico, e la misura del PNRR invece è prevista l'estensione da 8 a 50. Questo significa che avremo una copertura capillare territoriale e riusciremo a risolvere un problema che in effetti si è manifestato anche al di là di quelle che erano le nostre preoccupazioni, di bacino ristretto degli 8 competence center che non riescono ad accedere a un territorio più ampio di quello regionale. Gli 8 competence center a oggi sono localizzati prevalentemente nel nord, quindi abbiamo Genova, Milano, Torino e il Triveneto, abbiamo Pisa, abbiamo Roma, abbiamo Napoli e Bologna. L'idea è quella di moltiplicare questi centri e di avere almeno in ogni regione strategica una o più strutture in grado di dialogare con le imprese e di mostrare alle imprese i vantaggi di queste tecnologie e di accompagnarle eventualmente in processi di innovazione 4.0. Su il piano non mi soffermo molto, volevo soltanto darvi alcune indicazioni. Qua vedete, sapete che il piano insomma si sostanzia in crediti d'imposta, quindi questi crediti d'imposta possono hanno un ritardo, come dire, nella possibilità di analisi dei dati, in quanto soltanto a fine febbraio del 2022 si sono resi disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2020. Quindi dati un po' più consolidati sulle dinamiche delle singole misure. E da qua, rispetto anche a quello che erano le nostre aspettative, il target del PNRR, che peraltro è un target che condiziona l'erogazione da parte dell'Europa delle risorse, vedete che probabilmente siamo allineati, i dati sono ancora provvisori, ma direi che siamo allineati con quelli che erano gli obiettivi sui beni tangibili, quindi sui beni strumentali 4.0, con 16.000 beneficiari, quindi non tanto distante da un target che peraltro è
posticipato rispetto, diciamo, qua cogliamo soltanto una parte dell'agevolazione, quindi quella del 2020, mentre il target fa riferimento anche al 2020. Abbiamo invece una preoccupazione che non nascondiamo sulla dinamica degli intangibili, sui beni immateriali. Rispetto ai primi anni, rispetto al 2018 al 2019, nel 2020 c'è stato un calo significativo del numero di beneficiari della misura che finanzia i beni immateriali cosiddetti tecnologicamente avanzati. Le motivazioni le stiamo indagando, possono essere di vario tipo, incluse alcune non corrette, probabilmente, diciamo, un utilizzo non corretto di queste agevolazioni che potrebbe aver fatto sottostimare il bene intangibile, ma comunque questo è il classico caso che vi dicevo, proprio perché stiamo entrando nel merito delle singole dichiarazioni, è un classico caso che ci consentirà di adeguare la norma e quindi stiamo già ragionando su come poter rendere più anche fruibile, più attrattiva la norma sugli intangibili. Un altro elemento che però mi piace mettere in evidenza è questo legato al credito medio. Il credito medio dei nuovi beni acquistati è un credito che si gira intorno a 60.000 euro, più di 60.000 euro, ed è però un valore medio che si è andato riducendo nel corso del tempo. Il che io non lo vedrei come un elemento negativo, anche qua stiamo facendo le opportune analisi, ma che sembrerebbero confermare che rispetto ai primi anni del piano 4.0, quando le imprese che accedevano alle agevolazioni erano prevalentemente imprese strutturate di più grande dimensione, alle quali quindi corrispondevano degli investimenti di maggiore portata, adesso stiamo, permettetemi l'espressione, spostandoci, iniziando a intaccare il vero corpaccione delle imprese italiane. Quindi questo inevitabilmente spinge a una riduzione dell'investimento medio delle imprese, perché stiamo intercettando imprese di più piccole dimensioni. Quindi questo va assolutamente visto con favore. Sulla ricerca e sviluppo e sul training, cioè sulla formazione 4.0, anche qua occorre invece fare delle riflessioni. I numeri sono abbastanza allineati con quelli che erano le nostre aspettative, semmai un po' più elevati per la ricerca e sviluppo e innovazione. Considerate che il 2020 è stato l'anno di spartiacque tra quel credito ricerca e sviluppo che ricordava il dottor Giaconi, era soltanto limitato alle attività molto ambiziose, complesse per le imprese italiane, che erano quelle, diciamo, di avanzamento assoluto delle conoscenze, quindi di un'attività che si collegava a un'assunzione di un rischio di fallimento tecnico della ricerca stessa, e quindi di un rischio finanziario assunto dalle imprese che giustificava l'intervento dello Stato. Questa era l'impostazione del credito ricerca e sviluppo iniziale ed era un'impostazione coerente con le misure presenti in quasi tutti gli ordinamenti europei, in Francia in primis, Spagna, Inghilterra, e a quello ci eravamo ispirati. Poi è stato ricordato, ma qua mi permetto di dare un'interpretazione non del tutto coincidente con quella del dottor Giaconi, però è stato ricordato che gli accertamenti delle agenzie delle entrate hanno fatto emergere uno scostamento tra quello che era il dettato normativo e la modalità con la quale le imprese approcciavano la misura. Vi do un dato che secondo me è emblematico. Nel 2019 il credito compensato dalle imprese italiane, il credito ricerca e sviluppo compensato dalle imprese italiane, ammontava a 3 miliardi e 300 milioni. Dalle relazioni tecniche, in realtà l'aspettativa era di un credito compensato di 1 miliardo e 300 milioni, quindi ci trovavamo di fronte ad un, chiamiamolo, buco di bilancio di 2 miliardi. In realtà sapete che le misure del piano 4.0 sono misure non a rubinetto, quindi non c'è un problema di copertura sulle misure,
ci attiviamo per trovare le risorse necessarie a sostenere tutte le imprese. Questo buco, comunque questa differenza, questa discrasia di 2 miliardi di euro sarebbe stata ben accolta qualora fosse stata accompagnata da un'adeguata crescita della ricerca e sviluppo. Istat nel 2019 rileva una crescita, un tasso di crescita della ricerca e sviluppo di 0,9% rispetto al 2018. Adesso, benché siano fonti differenti e modalità di calcolo differenti, 3 miliardi e 3 corrispondono circa a un più 33%, Istat rileva 0,9%. C'è un evidente problema di non corretta classificazione anche delle imprese più virtuose dell'attività di ricerca e sviluppo nei limiti della misura. Per questo motivo nel 2020 introduciamo la linea dell'innovazione che è molto più alla portata delle imprese. Quindi quell'innovazione è stato ricordato che un'innovazione relativa, introduzione per la prima volta in azienda di un significativo miglioramento che però è alla portata un po' di tutte, cioè che è lo stato dell'arte, che quindi è più, l'oggetto degli investimenti innovativi delle soprattutto delle piccole e medie imprese. Quindi 2020 abbiamo questo dato, ancora non abbiamo, ahimè, il dato disaggregato tra ricerca, sviluppo e innovazione. Ricordo peraltro che sull'innovazione esistono delle linee che prevedono un'agevolazione maggiore legate agli obiettivi di transizione digitale, cosiddetti 4.0, e gli obiettivi di transizione green, declinati tuttavia soltanto in termini di economia circolare. Per maggiori dettagli invito a guardare il decreto attuativo di maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che classifica e ben definisce forse per la prima volta queste attività di ricerca, sviluppo e di innovazione. Infine il training, la formazione 4.0 è la sorella gemella di tutte, cioè la sorella minore, la sorella forse meno di successo, dobbiamo dircelo, tra tutte le misure del piano 4.0. Soltanto nel 2020 finalmente abbiamo visto esplodere il numero dei beneficiari. Non so se la pandemia in qualche modo ha anche favorito questo, ma non ho idea, o se ci sono altri meccanismi che hanno spinto le imprese a finalmente utilizzare il training 4.0, però ancora non vi nascondiamo che questa misura non ci soddisfa appieno. Non a caso è stato ricordato che tutte le misure sono state prorogate, questo io lo considero un elemento positivo, sia pure con una riduzione significativa delle aliquote, ma abbiamo almeno una continuità fino al 2025, cosa che non era per nulla scontata. Ricordatevi che il piano 4.0 nasce come un piano che aveva un impatto shock annuale e che poi soltanto dal 2020 è stato cambiato questa sua natura di piano annuale in piano pluriennale, ma fino al 2020 si andava di anno in anno con proroghe di 12 mesi. Invece adesso abbiamo un quadro stabile almeno fino al 2025, quindi prendiamo la parte positiva, le imprese possono programmare adeguatamente i loro investimenti di innovazione lungo tutto il periodo che arriva fino al 2025, e ricordo che un investimento spacchettato su più anni un investimento può essere spacchettato su più anni per massimizzare il beneficio fiscale, quindi tra 2022, 23, 24 e 25. Sulla ricerca, sviluppo e innovazione c'è stata pure la proroga, si diceva, anche qua con un taglio significativo. Non vi nascondo, anche se fuori dal ruolo istituzionale, che questo taglio lo stiamo vivendo in maniera non particolarmente favorevole, perché è un taglio eccessivo, e oltre ad essere un taglio eccessivo modifica quell'equilibrio che c'era tra le varie tipologie di attività, che a nostro avviso andava mantenuto. Quindi la ricerca e sviluppo, che ha una rischiosità maggiore, deve essere associata ad una aliquota significativamente superiore, così come gli obiettivi
prioritari di innovazione green e di innovazione digitale devono essere agevolati con un beneficio che deve essere superiore a quello dell'innovazione base. Quindi su questo anche qua prendiamo la parte positiva di una proroga e abbiamo un po' più di mesi, perché anche nel 2023 le aliquote tutto sommato continuano a essere accettabili, abbiamo qualche mese in più per provare a recuperare delle nuove risorse, a reimpostare per diciamo, tutto l'impianto per recuperare quella gradualità che, di cui vi ho detto. Su credito e formazione 4.0, qua chiudo la presentazione. Su credito e formazione 4.0 il Ministero dell'Economia non ha ritenuto di dare continuità. Noi, quindi, è una misura che terminerà a dicembre del 2022, noi su questo non abbiamo fatto al momento una battaglia, non abbiamo proposto una proroga del credito, perché in realtà stiamo immaginando dei meccanismi che riformulino completamente il credito formazione 4.0, che lo potenzino e che assicurino due elementi che ci sembrano quelli di debolezza della misura. Cioè, da un lato, la domanda che ci stiamo facendo è come riuscire a intercettare un numero sempre maggiore di piccole imprese che il più delle volte non hanno neanche la percezione del proprio fabbisogno di formazione e di competenze. Quindi stiamo provando a agire su delle leve che consentono di intercettare una platea più ampia di piccole imprese. Dall'altro lato ci sembra fondamentale qualificare i soggetti che erogano formazione, quindi restringere probabilmente, ma individuarli in maniera più efficace ed evitare che la formazione venga fatta sul macchinario specifico, che è qualcosa che abbiamo verificato essere, diciamo, lo standard della precedente edizione o dell'attuale, della vigente edizione, ma che proprio aiuti a fare quel salto di qualità, quel salto culturale, che significa non lavorare sulla specifica tecnologia, ma intervenire su proprio la modalità di produzione 4.0. Quindi su questo ci saranno delle novità, che cercheranno veramente di mettere a sistema tutte le misure del piano, perché ci rendiamo conto che ormai quell'approccio lo dicevo all'inizio, del superamento dell'attrito di primo distacco non è più valido. E quindi adesso dobbiamo veramente fare quel salto che consenta di tradursi in un avanzamento culturale, non solo tecnologico, delle imprese italiane. Grazie, mi fermo di qua. Grazie. Che dire, è sicuramente interessante anche sapere che c'è tutta un'attività di monitoraggio puntuale con uno studio proprio anche delle cause, delle dinamiche che ci sono dietro all'impegno sia degli imprenditori ma anche dei fondi e di come vengono utilizzati. Quindi non possiamo che ringraziare il dottor Calabrò per questo intervento. Ci sono delle domande. Ce n'è una di Sergio Botta che richiama una questione legata ad una circolare del 2018 del 3 di dicembre in merito ai controlli indicati per verificare i corsi di Industria 4.0 e sulle varie modalità che ci sono in piedi di controllo e di verifica, in considerazione anche poi della variazione delle modalità di formazione con l'emergenza Covid. La domanda puntuale è sulla chat, ma al di là di questo, se ci puoi, se il dottor Calabrò ci può dare qualche indicazione, molto probabilmente se verranno riviste quelle modalità di verifica, perché sono ritenute un po' stringenti. E poi c'è un'altra domanda di Rino Muccino, legata al fatto che siamo già a marzo,
ma c'è un ritardo nel credito d'imposta mezzogiorno, per cui Buccino dice: noi siamo pronti a fare l'investimento, ma se non abbiamo la certezza siamo al palo. Allora, vado in ordine inverso, ma soltanto perché sulla seconda, ahimè, la responsabilità e la competenza non è del Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco. Abbiamo attivato un tavolo congiunto con l'altro ministero che segue la misura, proprio per sostenerli anche in questo processo. Vediamo che cosa... Comunque, prendo atto della richiesta e la trasferirò. E ne approfitto però per un punto che è rimasto in sospeso, che è legato alla comunicazione del MISE, che invece era stato richiamato dall'intervento precedente. La comunicazione del MISE al MISE dell'attivazione degli investimenti è una comunicazione che non vincola, è stato detto, la fruizione del bene, non la blocca in alcun modo, dell'agevolazione non la blocca in alcun modo. È però vero che questa comunicazione diventa, sia pur non stringente, sia pur non obbligatoria al momento, è una comunicazione per noi fondamentale, quindi l'invito certamente di a tenerne conto e a compilarla e a trasmettere al MISE tutte le informazioni. E lo è per due motivi. Innanzitutto va precisato che è un modello solo a scopi statistici, informativi, non ha nessuna ricaduta su controlli e accertamenti delle agenzie delle entrate. Però quelle informazioni sono fondamentali per tarare opportunamente le misure del piano 4.0, quindi sono per noi informazioni indispensabili per monitorare, per adeguare, per aggiustare le misure del piano e per rispondere alle esigenze delle imprese. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è molto più, se volete, pragmatico ed è legato ai rapporti con la Commissione europea. Questa informazione ci richiede anche la Commissione europea e quindi noi siamo tenuti a trasmetterle per rispettare gli obblighi imposti dalla PNRR. Quindi questo era giusto una parentesi sulla comunicazione. Su credito e formazione 4.0, anche qua due considerazioni, una un po' più generale, che non riguarda soltanto il credito e formazione 4.0, ma noi abbiamo attivato la scorsa settimana un tavolo stabile di dialogo con le associazioni di categoria, con le associazioni datoriali, proprio per provare a superare, a dare riscontro, a dare risposta a tutte i dubbi delle imprese, i dubbi più generali delle imprese. Questo anche in un'operazione di recupero della fiducia che ricordava il dottor Giaconi, che ci sembra un elemento fondamentale. Quindi abbiamo sollecitato tutte le associazioni di categoria a trasmettere dei quesiti interpretativi, anche a dare delle spunti, suggerimenti, riflessioni su come potrebbe evolversi il piano 4.0. Quindi questo è uno schema generale di intervento. All'interno di questo schema generale è indubbio che la circolare del 2020 era una circolare che teneva conto dell'emergenza del Covid, che quindi era stata tarata in quella fase. Su quei fabbisogni. Come spesso succede, poi l'evidenza è sempre un po' più avanti rispetto alle posizioni delle amministrazioni pubbliche, quindi io sono d'accordo sulla necessità di rivedere quella impostazione già da subito e ancor di più direi in quella logica di rilancio della misura, proprio di dare un'impostazione del tutto diversa anche alla formazione. Oggi, tra l'altro, abbiamo visto nei primi interventi, sia in quello di Riccardo Rossi che di, forse ancora di più, di Salvatore Montanarella e anche dell'ingegner Paravani, le grandi potenzialità che si hanno anche in termini di riqualificazione delle competenze con queste nuove tecnologie, quindi cercare di introdurre dei metodi di formazione più rispondenti
alle possibilità che abbiamo adesso è chiaramente un'esigenza di cui terremo conto anche nel brevissimo periodo. E leggo le altre, le leggo io direttamente. Vai, vai. Così allora, è prevista la riapertura del Voucher Innovation Manager? Sì, è prevista la riapertura, non vi so dire ancora in che termini, però certamente verrà riaperto. Abbiamo una dotazione più o meno analoga a quella della prima edizione, quindi comunque entro il 2022 verrà aperto. E potrebbe essere questo quella... Scusami, potrebbe essere quella cinghia di distribuzione proprio per fare in modo che quelle risorse possano arrivare alle aziende anche piccole, no? Sì, esatto. Noi abbiamo vinto. Allora, il credito formazione 4.0 è l'unica misura aiuto di Stato del piano 4.0. Richiama l'articolo 31 del GPR e che ci impone alcuni vincoli. Il primo vincolo è che quella misura può essere destinata soltanto ai lavoratori dipendenti, quindi esclude manager, esclude titolari d'azienda. C'è una forte richiesta su questo, però purtroppo abbiamo un vincolo sovraordinato. Con, come giustamente dicevi tu, con l'introduzione invece di manager dell'innovazione, l'idea è quella di favorire un innalzamento della cultura innovativa, seppur con dei numeri che non sono paragonabili a quelli di una misura generale come quella del credito imposta 4.0, però l'impatto speriamo che sia positivo. A mio modo di vedere, qualche modifica dovrebbe essere fatta e probabilmente sarà fatta sull'ambito, diciamo, delle competenze di questi manager nelle innovazioni per renderlo un pochettino più stringente e più coerente con l'innovazione digitale delle imprese. Sull'ultimo che avevo visto, la sanatoria. Non credo. Comunque questa è materia. Allora, nella domanda si chiede se è prevista una modifica del testo attuale troppo sbilanciata a favore dell'Agenzia delle Entrate. Temo di no, a meno di interventi parlamentari. Anche qua, se devo proprio essere del tutto franco, non sono in disaccordo con Daniele Zunini. Questa sanatoria è stata proposta anche da noi in realtà, proprio perché c'erano delle obiettive incertezze nell'applicazione della norma nei primi anni, della ricerca e sviluppo, e quindi se si riconoscono delle obiettive incertezze si deve anche riconoscere alle imprese che una parte, diciamo, del credito non correttamente maturato. Tuttavia l'aspetto più rilevante è quello che riversando, cioè utilizzando la sanatoria, le imprese sanano un rischio che secondo me è comunque un rischio molto molto pericoloso, che è quello delle sanzioni penali. Ahimè, queste agevolazioni del piano 4.0 sono sostanzialmente equiparabili a delle sovvenzioni alle imprese, però sono erogate in forma di crediti d'imposta e purtroppo incorrono in tutti i tetti, in tutti i limiti dei crediti d'imposta, limiti che erano pensati per crediti fiscali e non per sovvenzioni. Quindi sappiamo bene che c'è un limite di 50.000 euro per la non corretta fruizione del credito, oltre il quale scatta automaticamente penale, quindi l'idea era quella di almeno evitare queste conseguenze nefaste per le imprese italiane. Certo. Bene. Posso approfittare per una ultima considerazione, Mauro? Ultima, vai. No, allora, se l'obiettivo è quello appunto di anche aumentare la platea dei beneficiari del piano transizione 4.0, secondo me le direzioni potrebbero, suggerisco insomma queste tre direzioni. Una, quella anche magari di rivedere in maniera un po' più ampia l'allegato A e l'allegato B,
soprattutto anche per quanto riguarda i software, no? Visto che c'era quella problematica rispetto al numero dei beneficiari, forse quell'elenco riportato nell'allegato B pensato nel 2016 è un po' troppo stringente. Come potrebbe esserlo, diciamo così, l'allegato A, perché è stato pensato nella sua, diciamo così, all'inizio del piano Industria 4.0 per un poi l'ho sentito da lei, dottor Calabro, cioè per una realtà industriale, quindi per delle attività produttive della manifattura discreta, cioè quindi per processi produttivi conosciuti. Se noi volessimo allargare questa, diciamo così, applicazione al turismo, piuttosto che ai servizi alla persona, piuttosto che alle piccole anche attività artigiane, chiaramente c'è una difficoltà su questo. Quindi potrebbe essere sicuramente quella una direzione. L'altra è quella anche di capire poi quali saranno, visto che stiamo parlando di crediti d'imposta, e lei appena adesso ci ha ricordato quali sono, diciamo così, i rischi associati a una errata fruizione di un credito d'imposta, quindi dalle conseguenze penali al fatto che devono essere riversate le imposte e le sanzioni, definire insieme in maniera chiara tra MISE e MEF, Agenzia delle Entrate, insomma, un protocollo di verifica, diciamo così, delle caratteristiche 4.0, perché quelle caratteristiche, è vero, sono state esplicitate all'interno di una circolare, ma è un po' complicato andarle a trasferire to cure all'impresa che ha 2 dipendenti piuttosto che all'impresa multinazionale che ne ha 1.500. Chiaramente i livelli di raggiungimento di quegli obiettivi sono sensibilmente diversi, quindi anche su quello, diciamo, proprio nell'ottica di tranquillizzare le imprese nell'utilizzare queste agevolazioni, nell'intraprendere un progetto così importante di investimento, è anche, diciamo così, ben visto, secondo me, una chiarezza delle regole e dei protocolli di verifica. Le regole sono chiare, dei protocolli di verifica che si adotteranno poi in seguito, come giustamente devono essere adottati, per capire che effettivamente tutti operano la correttezza. Tra l'altro mi sembra di capire che il MISE è su quella rotta, da quello che anticipava, sì, Calabro. Allora, assolutamente sì. Naturalmente qua c'è una convergenza di competenze, non soltanto MISE, ma anche di altre amministrazioni. Quindi quel tavolo stabile a cui ho fatto riferimento coinvolge, oltre al MISE, anche l'Agenzia delle Entrate del MEF. Quindi quella è la sede opportuna, per esempio. Lei ha fatto un riferimento alla necessità da parte delle imprese di dare evidenza dell'interconnessione dei beni 4.0 lungo tutto il periodo di fruizione della misura. Questo è chiaramente un elemento critico che andrà opportunamente smarcato in tempi brevi. Su questo assolutamente siamo d'accordo. E così come sono d'accordo, ma forse io farei anche un passo leggermente oltre sulla revisione degli allegati A e dell'allegato B. Cioè, io mi interrogo se quella impostazione legata ad un elenco di beni sia ancora valida, o se forse dovremmo ragionare sulla modalità con la quale questi beni vengono introdotti nei processi produttivi, e questo forse ci consente di fare quel salto di cui più volte abbiamo parlato, e quindi delle riflessioni ci sono, anche perché effettivamente riuscire a adottare o ad applicare quelle misure, quell'elenco ai settori che opportunamente sono stati citati anche tra abbiamo visto nella sua slide, ha richiesto da parte nostra degli equilibrismi, a volte dei salti mortali, per andare in termini Certo. Sensibili degli elenchi delle misure. Chiudo veramente su una cosa, perché leggo segnalata da Rino Muccino, sulla possibilità di cumulare il credito mezzogiorno, quindi il credito 4.0, questo è un... i due crediti sono pienamente cumulabili, perché poi la logica del 4.0, di tutte le misure escluse la formazione del 4.0, che non sono aiuti di Stato, non sono selettivi, sono delle misure generali fiscali, e queste misure generali fiscali si possono cumulare con altre misure. La cosa che ha stupito molto me, andando a guardare poi i dati della funzione delle due misure, perché effettivamente molte imprese del mezzogiorno hanno utilizzato o l'una o l'altra.
Qua bisogna farsi un po' di domande su molte cose, anche su, cioè, in parte nostra, sulla forse la mancata adeguata comunicazione, in parte anche sul livello degli intermediari che assistono l'impresa. Certo. Mi scusi, sono Lucino, volevo solo sensibilizzarla, magari se può avvisare l'Agenzia delle Entrate di far uscire questo modulo, perché noi stiamo aspettando, vogliamo utilizzare anche qua l'aiuto 4.0, ma chiaramente vorremmo cumulare le due misure, quindi questo ci darebbe un grosso aiuto, ma siamo fermi al palo ad aspettare e rischiamo di non trovare le macchine quando magari questo modulo, perché credo che sia solo una formalità, questo modulo esca e ci permetta di poter fare gli investimenti. Quindi abbiamo messo su tanti strumenti, ma adesso il modulo deve uscire, siamo a marzo, è importante. Grazie. Sì, sì. Questo, come dicevo, non è competenza nostra, ma certamente sensibilizzeremo l'agenzia. Benissimo, allora che dire? Grazie a chi ha organizzato questa cosa, cioè alla Compagnia delle Opere Marche Sud e a Capitan, che è veramente, no? Sono due belle realtà che portano avanti il nome dell'imprenditoria italiana e in maniera particolare caratterizzata dal territorio abruzzese e marchigiano. Grazie a tutti i relatori, in maniera particolare al dottor Calabrò, al quale abbiamo tolto ore preziose della mattinata. Siamo super contenti di come c'è stata anche una rispondenza da parte di tutti quanti, al punto che sicuramente andremo a replicare esperienze analoghe anche in futuro, come stiamo facendo già da un po' di tempo su questi webinar tematici. Grazie a tutti, è stato veramente interessante condividere con voi queste ore della mattina. Grazie. Grazie. Saluti, grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.